Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Dopo la rissa tra il sindaco Biondi e i manifestanti che contestavano il ministro Salvini all'Aquila, oggi in Consiglio Comunale la protesta delle opposizioni. Il servizio di Daniela Rossone. Fa ancora discutere l'episodio avvenuto durante la visita del vice premier Matteo Salvini alla Fiera dell'Epifania all'Aquila, che ha coinvolto il sindaco Pierluigi Biondi e alcuni manifestanti. In città sembra quasi esserci un clima da stadio. Ci sono da un lato i sostenitori di Biondi e chi invece condanna fermamente il suo gesto, dicendo che un uomo delle istituzioni, seppur provocato, non può permettersi di avere quelle reazioni. Fatto sta che i filmati sono praticamente ovunque e sembrerebbe pure che la Digos li stia acquisendo. Anche l'ex sindaco Massimo Cialente, così come il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Palumbo, hanno condannato l'atteggiamento di Biondi. C'è chi è arrivato a chiederne persino le dimissioni. Con quello che ho subito io in 10 anni da sindaco, ha detto Cialente, sarei dovuto andare in giro con il mitra. Biondi ha sbagliato a reagire in quel modo. È evidente che non ha il fisico per fare il sindaco dell'Aquila. Ho perso le staffe in piazza? No, ho perso gli occhiali. Questo ha detto invece Pierluigi Biondi, scherzando, durante la visita di Luigi Di Maio all'ex Ompi ieri. Non è stato niente di che, ha minimizzato Biondi, è una vicenda chiusa. E poiché non conosco il ragazzo con cui ci siamo confrontati, faccio un appello a lui. Magari ne riparliamo con tranquillità e cercherò di capire anche perché polemizzava con Salvini e perché abbia accusato me di aver distrutto una città. La mia reazione è la mia indole, sono fatto così. Ma non è la giustizia. Questa è la mia indole, insomma. Sì, beh, non credo che uno debba imbalsamarsi perché fa il sindaco. Il sindaco, dopo il fatto, aveva scritto su Facebook: dopo 7 mesi vissuti in una tendopoli, notti insonni e anni di sacrifici, qualcuno stasera pensava di impedire al sottoscritto di scegliere dove camminare liberamente per le strade della città. Poveri illusi. Ah, a quel vigliacco che ha provato a colpirmi di lato, la prossima volta fatti vedere in faccia se hai il coraggio. Non solo non reagivo, ha detto Cialente rispondendo, ma affrontavo certe situazioni, perché un sindaco deve avere una certa autorità, cioè di confrontarsi con calma. In un corteo di protesta guidato da me, alle mie spalle spuntavano i cartelli con delle scritte rivolte a me. Io ho ingoiato tanti cucchiaini di sterco nelle mie 2 legislature per il bene della città, cosa che questo sindaco non sta facendo. E della rissa si è parlato anche in Consiglio Comunale con la protesta degli esponenti delle opposizioni. Al termine dell'appello, infatti, i consiglieri hanno sollevato dei cartelli con la scritta "Non è la mia indole", in riferimento alla rissa sfiorata che ha visto coinvolto il sindaco Pierluigi Biondi e alcuni manifestanti a margine della visita di Salvini. Il presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari ha sospeso così i lavori per 5 minuti. Alla ripresa dei lavori i cartelli sono stati esposti di nuovo, col presidente costretto a far intervenire la polizia municipale. Battaglia in Consiglio Comunale a Pescara sul nuovo regolamento della Polizia Municipale che vede contrari diversi vigili. L'assessore Gianni Teodoro spiega le sue ragioni. Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pescara è il nuovo regolamento della Polizia Municipale, un regolamento, assessore Teodoro, che vede però una parte cospicua dei vigili urbani di Pescara contrari. Guardi, io capisco, ho letto anche le motivazioni, ma noi ci siamo esattamente limitati a modificare il regolamento in base alle nuove attività legislative che nel corso di questi anni si sono susseguite e che hanno prodotto nuove leggi in materia di sicurezza urbana e in materia anche di regolamentazione del corpo stesso. E ci siamo limitati a far questo. Nel fare questo abbiamo valutato alcuni aspetti di ordine organizzativo che certamente non coincidono con le piene volontà da parte delle sigle sindacali, ma evidentemente coincide invece con la piena volontà dell'amministrazione comunale, che pensa di aver interloquito ai tavoli ufficiali con i sindacati e non solo con i sindacati. Perché questa delibera da me proposta è stata trasferita come da procedura al vaglio e alla valutazione della commissione consiliare permanente, va bene, dove sono rappresentati tutti
tutte le espressioni del Consiglio Comunale. Pertanto si è fatto un lavoro lungo, complesso, di alcuni mesi, circa 30 sedute, va bene, siamo tornati nuovamente in aula accettando un numero pari a una decina di emendamenti, di osservazioni che da questo lavoro è venuto fuori, e oggi credo che il regolamento di Polizia Municipale sia tra i migliori d'Italia, così come approvato, non del centro Italia, tra i migliori in Italia. Non c'è il rischio di andare allo scontro con il corpo della Polizia Municipale? Non c'è alcun rischio, perché come la logica insegna, ci sono, voglio dire, professionisti, espressioni che di questo mondo, voglio dire, ne hanno fatto il loro lavoro, la loro vita, e mi riferisco all'esperienza del comandante, all'esperienza del corpo degli ufficiali, che hanno lavorato e che hanno suggerito quali sono gli elementi essenziali. Certo, i sindacati vorrebbero, come dire, ottenere di più, ma in una sorta di trattativa qualcosa si accoglie e qualcosa si respinge, e così è andata, come accade normalmente e democraticamente in tutti i livelli istituzionali dove c'è un confronto tra la parte pubblica e il sindacato. Rimaniamo a Pescara, dove la provincia fa i conti con nuovi tagli. Dopo aver trovato l'accordo sulle spese per la manutenzione del conservatorio Luisa D'Annunzio, l'ente, in vista dell'approvazione del bilancio 2019, sarà costretta ad alienare alcuni beni di proprietà. Per noi Paolo Renzetti. Presidente Zaffini, ci sono novità importanti che riguardano il conservatorio Luisa D'Annunzio, ma anche altre istituzioni a cui fa capo la provincia di Pescara. Tutto questo scaturito da una riunione che avete avuto a Roma. Certo, abbiamo chiesto un incontro per il tramite del Consiglio di Stato e la conferenza Stato-Città, dove abbiamo raggiunto un accordo con il MIUR per quanto riguarda le spese di funzionamento del conservatorio di Pescara. Questa riunione è servita innanzitutto per avere un dialogo con il MIUR diretto, per poi definire e stabilire le spese di competenza del funzionamento, che ammontano a quasi 95.000 euro l'anno. Ma abbiamo un taglio delle spese dalla parte dello Stato centrale e quindi non possiamo sopperire anche a cose che non competono a noi. Noi abbiamo detto al MIUR che daremo su una convenzione apposita l'edificio incomodato d'uso gratuito, perché per noi è un'istituzione il conservatorio a Pescara, però le spese di funzionamento se le devono accollare loro, e abbiamo raggiunto questo importantissimo traguardo in quanto abbiamo liberato sulle risorse del bilancio della provincia circa 95.000 euro. Parliamo però della provincia di Pescara, noi abbiamo già una proiezione che per chiudere il bilancio del 2019 occorrono circa 4 milioni di euro. A proposito, Presidente, c'è stato un consiglio provinciale poco prima di Natale, 21 dicembre, 48 punti all'ordine del giorno. Di cosa si è parlato? Abbiamo riconosciuto, la maggior parte dei punti era per riconoscimento di debito fuori bilancio, e per circa 581.000 euro di debiti fuori bilancio, e poi lì abbiamo portato anche il rinnovo della convenzione a Provincia Ambiente, dove abbiamo economizzato altri 110.000 euro per l'anno 2019. A più di due anni dall'ultimo sisma che ha reso inagibili decine di edifici scolastici, il centro storico di Teramo sembra riprendere vita con l'apertura di una nuova scuola media. La sede sarà quella del convitto Melchiorre Delfico di Piazza Dante e sono aperte le iscrizioni. Il contributo di Tania Bonnici Castelli. È una notizia che molte famiglie del centro storico di Teramo aspettavano dall'ultimo evento sismico. Per una scuola media inagibile che chiude nel cuore della città, lasciando un vuoto incredibile, un'altra prenderà vita a partire da ottobre 2019. Quel buio urbanistico e fisico lasciato dalla scuola Savini in via Carducci sarà mitigato dall'avvio di una scuola secondaria di primo grado nell'edificio del convitto Delfico nell'adiacente Piazza Dante.
Per il comune di Teramo è una vera ripartenza, anche economica, del centro storico. Una scuola media che nasce nello stesso edificio del liceo classico, una scuola in centro storico, e questo è importantissimo per la città di Teramo. Sì, siamo molto, molto soddisfatti perché al tavolo provinciale tenutosi un mese prima, qualche tempo prima di Natale, si è firmato questo documento, ero presente io in sostituzione del sindaco, in cui si è dato l'avvio all'istituzione di questa nuova scuola secondaria di primo grado. È una notizia importante perché tutto ciò che arricchisce l'offerta formativa della città, e soprattutto con la creazione di una nuova scuola che storicamente qui in passato c'è stata credo fino al 2012 se non erro, e quindi si riporta una nuova scuola al centro della città. I genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla nuova scuola media di Piazza Dante potranno avere in sede tutte le informazioni necessarie a partire da oggi. C'è questa volontà di ricreare questo segmento tra la scuola elementare, diciamo, e la scuola superiore. Mancava proprio questo, no, questo pezzettino, diciamo, anche perché noi abbiamo sia il personale sia le strutture adeguate per tutto questo. Infatti abbiamo la possibilità di offrire la settimana corta con due rientri settimanali e poi addirittura il prolungamento dell'orario scolastico fino alle 18, perché abbiamo un personale educativo competente e disponibile, e quindi c'è uno sportello didattico, cioè la possibilità di attivare dei corsi di teatro, di musica, di canto, di danza, anche di arti grafiche, anche perché insomma il personale è qui. Quindi, per diciamo, la città è una cosa molto importante, perché una scuola media torna nel centro storico dopo la chiusura della Savini. E questo significa non solo diciamo riattivare delle attività, ma anche dare un impulso economico, no? C'è un movimento di gente e quindi questo serve proprio per ritornare un po', no? Diciamo così. In auge. Si chiamerà questa nuova scuola? Secondo te Melchiorre Delfico. Pensionati italiani in piazza oggi per la manovra finanziaria del governo, che ha bloccato la rivalutazione degli assegni superiori ai 1.500 euro lordi mensili. Dopo la mobilitazione generale del 28 dicembre scorso, oggi manifestazione a Pescara degli aderenti di SPI-CGIL, FNP-CGIL e UISL. Castellucci, i motivi di questo sit-in questa mattina nei pressi della prefettura di Pescara, cosa chiedono i pensionati? C'è bisogno di una idea completamente diversa di una manovra finanziaria che noi vogliamo comunque discutere. Non ci sono pregiudizi, CGIL e CGIL non hanno messo in campo pregiudizi sul governo, hanno però messo in campo la necessità di un confronto su quella che è la proposta delle organizzazioni sindacali e che riguarda anche l'Abruzzo, perché pure in Abruzzo sono 350.000 pensioni in Abruzzo, di questo una parte sicuramente non la maggioritaria supera i 1.500 euro e quindi che avranno un problema, ma qui il problema di fondo per questi pensionati è quello di essere pensionati soli, di avere problemi grandi con l'assistenza sociale, con i problemi della sanità, con i problemi del fatto che siamo per esempio una regione tra le prime in Italia ad avere una quota di famiglie e impoverite per le spese sanitarie private, proprio perché il sistema sanitario non è in grado di gestire le richieste e le domande, e quindi la gente si rivolge ai privati. E però questo ha fatto sì che siamo nella ricerca ultima presentata dall'Università di Tor Vergata la terza regione dopo Molise e Campania ad essere avere questa quota di famiglie molto impoverite. Quindi questi sono i temi che vanno affrontati e su questo noi ci batteremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni se necessario. Andiamo ora all'Aquila, un quadro col titolo di una sua canzone ricorderà il professor Massimo Gallucci nella prestigiosa sede del Rettorato a Palazzo Camponeschi. Giovedì 10 gennaio alle 12 presso il Rettorato dell'Università dell'Aquila, riaperto da poco nella sede del prestigioso Palazzo Camponeschi, avverrà la cerimonia di acquisizione da parte dell'Ateneo del quadro dipinto dal maestro Angelo Volpe intitolato Davanti al mare. L'opera prende spunto da una canzone scritta dal professor Massimo Gallucci, prematuramente scomparso nel maggio del 2015. Un'iniziativa di grande valore umano e artistico che rappresenta l'atto conclusivo delle iniziative che l'Associazione Culturale Teatro Immagine in collaborazione
collaborazione con il Distretto 19 del Rotary International Club, Associazione Italiana di Neuroradiologia, Società Italiana di Radiologia Medica e l'Associazione Culturale Dietro le Quinte, ha organizzato per ricordare la figura di Massimo Gallucci. Il 15 giugno del 2017, presso il ridotto del Teatro Comunale, è avvenuta la presentazione del quadro da parte dell'autore Angelo Volpe, che con grande generosità e profonda umanità lo ha successivamente messo a disposizione degli organizzatori. I proventi della sottoscrizione organizzata dall'ospedale San Salvatore sono stati messi a disposizione del comune di Amatrice come contributo alla ricostruzione del Cinema Paradiso. In tal modo, con la grande disponibilità dimostrata dal maestro e la generosa partecipazione del personale ospedaliero universitario della ASL, nella rinnovata sede del rettorato dell'Ateneo potrà essere collocato il quadro per ricordare Massimo Gallucci. Ed ora la pagina sportiva. Nell'unico derby abruzzese della prima giornata di ritorno di Serie D è finita senza gol tra Pineto e Francavilla. Partita nel complesso brutta e con poche emozioni, e alla fine il punto accontenta maggiormente la squadra di Paolo Racchini, priva di alcuni elementi cardine. Inizia con un pareggio a reti bianche il 2019 di Pineto e Francavilla. La Befana porta in dono alle due cugine adriatiche un solo punticino che in chiave classifica non accontenta nessuno. Assenze pesanti dall'una e dall'altra parte. Marianeschi e Palumbo saranno fermi ai box per circa un mese nelle fila ospiti. Assente anche Cafiero. Speculari i moduli, entrambi i tecnici scelgono il 4-3-3. Amaulo preferisce l'esperienza di Remo Amadio tra i pali e recupera Della Quercia, Pepe e Pietrantonio in difesa e Stefano Amadio in mediana. Racchini schiera il tridente con l'ex Mancini, Dos Santos e Montagnoli, con Banegas che parte dalla panchina. Primo tempo avaro di emozioni, in avvio è il Pineto a creare i maggiori pericoli, un giro di lancette e sugli sviluppi del primo corner della gara Tomassini di testa spedisce al lato. Dopo 10 minuti sono ancora i locali a farsi vedere, sempre da calcio piazzato. Questa volta su punizione il sinistro di Pietrantonio chiama la parata in tuffo Spataro. Ma è l'equilibrio tra le due compagini a regnare in campo, con le formazioni che si annullano a vicenda senza riuscire ad essere incisive negli ultimi 16 metri. Nel finale di un classico primo tempo post festività, il Francavilla recrimina per un tocco con il braccio di Amadio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Più vivace la ripresa, che si apre con l'occasionissima per Tomassini al sesto, intuizione di Della Quercia che sorprende la difesa giallorossa mettendo Tomassini a tu per tu con Spataro, ma l'attacco apre troppo d'esterno con la sfera che esce di un soffio. Mani nei capelli per i biancazzurri, che ci riprovano al 13° con Esposito, ma Bosco si frappone con efficacia. Racchini getta nella mischia anche Banegas nel tentativo di portare maggiore vivacità in avanti, ma ne viene fuori solo una conclusione telefonata che al 28° è preda di Amadio. Anche Amaulo prova a cambiare qualcosa per cercare di sbloccare una gara tatticamente bloccata tra due formazioni che non riescono a trovare la zampata vincente. Spazio a Fratangelo, Mazzei e Cruz per Ciarcelluti, Pietrantonio e Tomassini. E proprio dall'affondo di Fratangelo al 32° nasce l'occasione per Esposito, che Nazzari neutralizza in corner. Poi la girata sotto misura dell'ex Cruz, che saggia i riflessi di un attento Spataro. L'ultima emozione in pieno recupero, prima Cruz e poi Festa, tentano senza fortuna l'ultimo assalto. Le due squadre restano così separate da 2 punti in classifica, mentre al Pineto non riesce il sorpasso alla San Giustese, in attesa di tornare nuovamente in campo sabato con i biancazzurri che andranno a far visita al Matelica e i giallorossi che ospiteranno al Valle Anzuca un rinnovato Campobasso. Dopo un 2018 avaro di soddisfazioni, la Vastese inaugura il nuovo anno con un successo prezioso. Battuta la vice capolista Matelica per 2-1 grazie alle reti di Sbardella e Leonetti. In questo modo la squadra del patron Bolomi prende distanza dalla zona play-out. Il servizio di Paolo Renzetti. Prosegue la risalita in classifica della Vastese, che nella calza della Befana trova 3 punti di platino contro la vice capolista Matelica. Al termine di una gara combattuta e che gli abruzzesi hanno giocato con intelligenza, sfruttando la parte finale del primo tempo e l'avvio di ripresa con un 1-2 micidiale. Per i biancorossi il terzo successo nelle ultime 4 gare. Per la formazione del tecnico Tiozzo, il Caposa quasi di resa anticipata con la 4ª sconfitta nelle ultime 6 gare, ed il
distacco dal Cesena che sale a 7 punti. Il tecnico di Casamontani lascia fuori a sorpresa Fiore Stivaletta per Cone Russo. Il Matelica del DS Francesco Micciola conferma in attacco l'ex avezzanese Bittaie. Vastese in maglia bianca, ospiti in casacca rossa. Si parte agli ordini di Piazzini di Prato in un pomeriggio freddo ma soleggiato con 700 spettatori sugli spalti. Avvio di gara equilibrato fino al quarto d'ora quando Russo in area trova la respinta di Avella. Sul proseguimento dell'azione palla Palestini che schiaccia il pallone al lato. Pericoloso il Matelica al 18° con Losicco che direttamente da calcio d'angolo colpisce la traversa con la difesa aragonese che poi riesce a sventare la minaccia. Gara aperta e che vede al 26° dopo un cross dalla destra la palla a Bittaia che colpisce in pieno il palo di sinistra della porta di Patania. Sale la pressione ospite con Capellupo che al 34° perde la palla prima del limite andando poi a commettere fallo su Dorato e rischiando anche il cartellino rosso. Sulla successiva punizione Losicco mira il 7 mandando la palla oltre la traversa. Soffre in questo frangente la squadra di Fabio Montani che però si rivede al 37° con il blitz di Leonetti dalla parte opposta in area marchigiana e con la sua conclusione però debole centrale. Il finale di primo tempo è dolce con la squadra di casa che trova al 46° la rete del vantaggio grazie a Sbardella che su angolo di Capellupo fa 1-0 festeggiando anche il primo sigillo con la maglia biancorossa. Avvio di ripresa da incorniciale per la Vastese con il raddoppio al secondo di Lonetti che dopo un rilancio della difesa se ne va verso la porta di Avella che poi batte con una conclusione chirurgica che fa esplodere lo stadio Aragona che inizia così a pregustare la vittoria. Per il bomber biancorosso si tratta del 12° gol della stagione. Il Matelica accusa per qualche minuto il colpo anche se si rivede minaccioso al 9° con Florian che in area alza troppo la mira. Il doppio vantaggio permetterebbe alla formazione del presidente Franco Bolami di sfruttare il contropiede ma il Matelica spinge al 26° Pignat 2 metri da Patania trova la risposta dell'estremo aragonese che poi è più che reattivo al 29° su punizione velenosa di Florian. Attacca ancora a pieno organico l'11 ospite trovando però una Vastese determinata e che sfiora il tris al 43° con Stivaletta che in contropiede va a scheggiare con il suo tiro angolato il palo della porta difesa da Avella. Poi il convulso finale con il gol su punizione a 2 in area di Angelilli al 48° e l'assedio degli ospiti negli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara toscano che poi allontana dalla panchina locale anche il segretario della Vastese Nardecchia per proteste, ma al 98° la festa è tutta aragonese. Con un gol nel finale del difensore Dalmazzi, il notaresco ritrova una vittoria che mancava da metà novembre. Al Savini cade un Castelfidardo ordinato ma che paga la sciocchezza di Radi, espulso poco prima del gol partita il servizio di Ania Cantagalli. A quasi 2 mesi di distanza dall'ultima vittoria datata 14 novembre nel derby contro il Pineto, il notaresco torna a vincere ed inizia bene il nuovo anno battendo 1-0 il Castelfidardo, ultimo in classifica. Non c'è Blando acciaccato nella formazione titolare del notaresco, con Fiscaletti a prenderne il posto e l'ex Minella subito in campo al pari dell'altro ex della sfida di Lollo, che a dicembre ha lasciato il rossoblù proprio per raggiungere la squadra marchigiana. È un primo tempo in linea con il clima post festività, ritmo blando e poche occasioni con il notaresco che va vicino al vantaggio per 2 volte. La prima occasione è quella che capita al 7° a Minella da calcio di punizione. Il centravanti sfiora il palo alla sinistra di Mercorelli. Al 23° ancora rossoblù quando Liguori va al cross trovando la testa di Minella ed il conseguente tentativo ravvicinato di Salvatori che è scivolata però non trova la porta. Gli ospiti iniziano la gara con atteggiamento aggressivo, come impone l'ultimo posto in classifica, ma lo spirito battagliero non si traduce in vere e proprie occasioni. Le uniche da raccontare sono quelle che capitano a Calabrese, prima al 29°, quando trova Monti pronto alla deviazione in corner, e poi poco prima di tornare negli spogliatoi. Lo stesso Calabrese infatti scambia in aria con Trillini, ma non inquadra la porta. La ripresa inizia con altro ritmo da parte del notaresco. Moretti al 2° minuto si lancia sulla sinistra e mette in mezzo con Minella che di un soffio non trova l'impatto con il pallone. 2 minuti più tardi ghiotta occasione per Fiscaletti che si trova da solo a centro area su un cross di Liguori ma non trova un impatto felice con il pallone che termina alto sulla traversa.
Al quarto d'ora il Castelfidardo perde Radi per un fallo del difensore a centrocampo su Minella. Il direttore di gara estrae il rosso diretto a uno degli uomini più rappresentativi della formazione ospite, con il Castelfidardo che rimane di conseguenza in inferiorità numerica. Con l'uomo in più però paradossalmente i ritmi del notaresco si abbassano, pur rimanendo in costante possesso della manovra. In questi casi avere pazienza è fondamentale, quella che hanno i rossoblu fino al 37esimo, quando Liguori va a battere un corner con traiettoria praticamente verso la porta. Mercorelli tocca, ma non evita sul secondo palo la deviazione di Dalmazzi per il gol che sarà della vittoria. Lo stesso Dalmazzi e Bontà si contendono in campo la rete, ma è del difensore il tocco decisivo. La gara poi finisce praticamente così, con il Castelfidardo sempre più ultimo e con i rossoblu che escono dal tunnel del periodo senza vittoria. L'unica abruzzese che ieri non ha giocato è il Giulianova. Intervenuto ieri sera nel corso dell'Abruzzo del pallone, il presidente giallorosso Luciano Bartolini ha definito il rinvio abbastanza sorprendente e ha chiarito che il 30 gennaio il Giulianova giocherà la partita di Coppa con l'Aquila Montevarchi e non permetterà che in quella data venga recuperato il match con l'Agnonese non giocato ieri il servizio. È stata una cosa alquanto strana, perché abbiamo giocato ieri contro la Juniores dell'Isernia, che si è regolarmente presentata a Giulianova, quindi sappiamo che Isernia e Agnone distano pochi chilometri e da un certo punto la strada è la stessa, quindi i dirigenti di Isernia ci hanno detto che non c'erano problemi nel venire a Giulianova e quindi... Ecco, è stata una cosa un po' particolare, hanno inviato un fax alla Lega, dalla questura di Agnone, quindi hanno detto che avevano problemi per arrivare a Giulianova e quindi questo è stato il motivo per cui la gara è stata rinviata. Sicuramente non ci ha convinto per niente, dobbiamo prenderne atto perché non comandiamo noi, quindi dobbiamo accettare quello che ci dice la Lega e dobbiamo prendere per buono un pass fatto dalla questura alla Lega, però ecco, è evidente che ci sia qualcosa di anormale nella questione. Il problema è che abbiamo perso un'altra partita domenicale, quindi abbiamo perso un incasso domenicale che potevamo fare con l'Agnonese. Oggi c'era tanta attesa da parte della città, non so quando recupereremo perché a differenza delle altre squadre noi abbiamo ancora la Coppa Italia. Sì, con l'Aquila Montevarchi. Sì, sì, e quindi il 30 gennaio noi avremo anche la partita di Coppa, quindi abbiamo anche quest'altra problematica, mentre l'Agnonese è uscito dalla Coppa, noi abbiamo questo impegno che vogliamo portare avanti il più a lungo possibile, quindi per noi la partita di Coppa Italia è un evento importante, vogliamo arrivare alla fine perché... ma per una questione di prestigio, per una questione che abbiamo battuto squadre fortissime, ne abbiamo tre del nostro girone che sono in classifica sopra di noi, perché abbiamo battuto il San Nicolò, il Pineto e il Francavilla in Coppa Italia. E quindi insomma ecco, adesso non vogliamo lasciarla quando siamo arrivati lì ad un passo dalle semifinali. Quindi non so adesso la Lega che deciderà, comunque io mi batterò fino all'ultimo per non far spostare la partita di Coppa Italia, perché non so se... Perché c'è anche questo rischio, dover spostare la partita di Coppa Italia del 30? Sì, da quello che mi è venuto all'orecchio in un primo colloquio con la Lega, hanno anche proposto di spostare la partita di Coppa Italia e giocare il recupero il 30 gennaio. Io ho già detto al mio segretario che non sono... disposto a questa situazione, a questa eventualità, perché la città, noi stessi stiamo aspettando questa partita da due mesi quasi, quindi certo. Vogliamo vincere la partita, andare in semifinale, quindi spostare la partita significa poi andare incontro a partite su partite sulle gambe e arrivare insomma a quel punto dove favoriremo il Montevarchi, perché il Montevarchi oggi ha giocato, quindi ha meno turni infrasettimanali di noi, quindi spostare la Coppa Italia a febbraio significa giocare sicuramente tutte le settimane tre partite, perché c'è un turno infrasettimanale anche a febbraio e quindi dovremo giocare sicuramente due settimane di fila, tre partite a settimana.
Fiocco azzurro nella redazione di TV6 per la nascita di Fedele, secondogenito del nostro collega Alfredo Primante. Il piccolo è venuto alla luce sabato mattina e gode di ottima salute. Alla mamma Anna De Nardis, a papà Alfredo e al fratellino Enzo e più sinceri auguri dell'editore Quintino Pallante, del direttore Manuela Petescio, del direttore generale Mauro Di Pietro e della redazione di TV6 e Tele Molise. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i servizi sul sito internet www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.